che ogni volta che faccio un libro devo anche pensare a uno spettacolo, perché se voi andate alle presentazioni di libri normalmente, dopo circa 5 minuti trovate già qualcuno che dorme. Quindi bisogna cercare di fare in modo che le persone non dormano durante la presentazione. Alle volte succede che dormono anche alla mia presentazione. Nel qual caso io esco dal palco e li vado a scrollare di fronte a tutti e quindi cercano di evitare di dormire per evitare questa vergogna, ma comunque non importa. Allora, ti devo parlare appunto del giro vinto da Arnaldo Panbianco, non ve lo racconto perché l'ho comprato a fare se ve lo racconto, giusto? In realtà però vi racconto di quello che potrebbe essere, perché bisogna inventare anche lo spettacolo. E c'è una storia che mi gira nella testa da un po', la racconto qui per la prima volta, non l'ho mai raccontata in nessuno spettacolo, quindi qui la racconto come al solito, faccio il parroco. Se vuoi spegnere il microfono, No, beh, la racconto per la prima volta perché è un po' la storia che è stata traslata. Nella mia produzione di libri, nei miei spettacoli, soprattutto in Toscana, mi è capitato incredibilmente una volta, ma fa parte una di queste storie, fa parte dei miei spettacoli, di incontrare la figlia di Gastone Nencini e subito dopo al Milano Sanremo per cicli d'epoca, la gran corsa di primavera, ho incontrato il figlio di Gastone Nencini. Quindi, avendo questa vicinanza, mi sono state raccontate delle storie che io cerco in qualche modo di tramandare. In particolare questa mi è stato consentito di scriverla e di raccontarla. E io ve la racconto come mi è stata raccontata. Poi io ci metto naturalmente un finale un po' particolare. Allora, Gastone Nencini è probabilmente uno dei grandi campioni del ciclismo italiano, diciamo degli anni d'oro del ciclismo italiano che chiudono la grande generazione del ciclismo italiano, cioè Bartali, Coppi, Magni, termina proprio con Nencini. Per cui diciamo che nel 61, quando Nencini cade nella discesa delle Croci di Calenzano, vicino a casa sua, finisce, diciamo, quella che possiamo considerare l'epoca d'oro del ciclismo italiano. Gastone Nencini è veramente uno dei più grandi campioni che il ciclismo italiano abbia mai avuto. Ora, Gastone Nencini, per chi è appassionato di ciclismo, sa che ha vinto un Giro d'Italia nel 1957 e ha vinto il Tour de France nel 1960. È arrivato secondo nel Giro d'Italia del 1955. È arrivato secondo il Giro d'Italia del 60. Gastone Nencini vince, anche qui in situazione molto rocambolesca, il Giro d'Italia del 1957, e qui sarebbe ancora da raccontare, perché vince perché Charlie Lau gli scappa di fare la pipì, in una tappa che finisce esattamente dove l'anno prima Gaul ha vinto il Giro d'Italia del 56 sul Bondone, la tappa finisce al Bondone, ma durante il tragitto per arrivare al Bondone Gaul si ferma a fare la pipì. Louison Bobé, che in quel momento è davanti perché sono molto vicini in classifica, lancia la fuga. Gastone Nencini si aggancia alla fuga e Gaul rimane indietro. Attraverso questa fuga Gastone Nencini riesce a indossare la maglia rosa e si vendica di Bobé quando Bobé attacca Nencini nell'ultima tappa di montagna. Gaul dice a Nencini di rimanere alla sua ruota, che l'avrebbe riportato su Bobé, che in quel momento era maglia rosa. Quindi Gaul, col suo istinto di vendetta nei confronti di Bobé, che ha scatenato la controffensiva quando lui ha fatto la pipì, porta sotto Gastone Nencini su Bobé e Nencini vince il giro. Nencini va al Tour de France nel 1957, qui entriamo nella storia vera e propria. Gastone Nencini va al Tour de France 1957 ed è considerato anche dai francesi l'uomo da battere, o comunque l'uomo da controllare perché ha vinto il Giro d'Italia battendo Bobé di 22 secondi e ha battuto anche Charlie Gaul, quindi lo vogliono controllare. Se non che Nencini non va esattamente benissimo al Tour del 57, vince la tappa di Briançon, la tappa del Galibier, e poi però scompare un po' in classifica, esce addirittura dalla classifica, è un po' visto con una certa delusione e gli italiani vengono considerati un po' un'armata senza punte, spuntati. Se non che nella tappa che arriva a Saint-Gaudens, quindi nei Pirenei, Bobé nello sprint finale con i migliori cade,
cade e si fa veramente male. Si apre il gomito e dicono...